Ed eccoci arrivati all'ultima lezione della mia dispensa SLAP, che è appunto un PDF gratuito che trovi sul mio sito, che ha 10 lezioni per impostare il colpo soprattutto di pollice. Chiaramente in queste ultime lezioni andremo ad affiancarlo anche con degli strappati e delle ghost, perché ormai penso che se hai fatto le altre lezioni dovresti già aver trovato abbastanza il tuo suono di pollice, che comunque va sempre esercitato e migliorato. Spero che questi video ti siano stati utili, nel caso scrivimelo qui sotto, a me fa piacere, o se hai qualche dubbio scrivimi qua sotto, io rispondo sempre di solito. Allora, lezione 10 è simile alla 9, quindi con dei colpi in thumb, 3 thumb e uno strappato, in cui andremo gradualmente a inserire delle ghost note. Qua la difficoltà è maggiore perché, mentre prima lavoravamo su abbiamo fatto do, si bemolle, la bemolle e fa, quindi lavoravamo sulla coppia di corde per i primi due accordi, do e si bemolle, la coppia di corde la e sol, ok? Mentre invece per la bemolle fa, la coppia di corde mi e re. Qua dobbiamo sempre cambiare coppia di corde, infatti abbiamo il re, la variazione 1 sarà re, fa, do, sol, la. Quindi in re andiamo al tasto 5 della corda di la, con il tasto 7 della corda di sol, sempre 3 thumb e un pluck. Poi ci spostiamo, cambiamo coppia di corde, facciamo il fa, tasto 1, corda di mi, e tasto 3, corda di re. Poi ritorniamo sulla coppia di corde la, e a vuoto chiaramente, la e sol, in cui andiamo a fare il do. E poi per gli ultimi due quarti andiamo a mettere sulla coppia di corde, quindi mi e re, le note sol e la. Qua andremo a suonare un thumb e un pluck, sol, la. Nella prima variazione andiamo a mettere, come nell'altro, la ghost note sullo strappato, quindi rimarrà re, 2, 3, ghost, fa, 2, 3, ghost, do, ghost, sol, sol, la, ghost. Sul sol ho tenuto due colpi di thumb. Avrei potuto anche fare, però è scritto così e quindi ti invito a farlo così. Poi se vuoi suonalo anche nell'altro modo. Nella variazione 3 andiamo a mettere due ghost. Suoniamo le prime due note reali col thumb, la terza ghost col thumb, la quarta pluck con sempre ghost note. 1, 2, ghost, ghost, 1, 2, ghost, ghost, 1, 2, ghost, ghost, sol, sol, ghost, ghost, e ripartiamo. Avrai notato forse, quando ho suonato il sol, i due sol li ho suonati col thumb, le due note ghost che sarebbero sull'ipotetico la, io muovevo già la mano verso la. Questa cosa qua, chiaramente essendo ghost, avrei potuto anche farle qua, sarebbe stato lo stesso, però solitamente preferisco sempre muovere poi già la mano nella direzione di dove dovrà andare. Infatti ho spostato qua verso l'ipotetico la, per poi comunque scivolare giù sul re e ripartire con il giro. Nella quarta variazione vado a suonare una nota reale e tre ghost, quindi re, ghost, 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 fa, do, tam, tam, pluck, sol, ghost, ghost, ghost. Anche qua ho fatto la stessa cosa di prima, quando andavo a fare il sol e la. Suono il sol col thumb, ghost, sposto la mano, ghost, ghost. Però ti ripeto, è esattamente uguale. Oppure funzionano bene tutte e due, quindi non preoccuparti se non ti esce quella in cui sposti all'inizio, perché comunque è da coordinare, quindi è una difficoltà in più. Nella quinta variazione e ultima andiamo a fare la nota da un quarto, due ghost, due ghost, due ghost, sol ghost, la ghost. Quindi qua la difficoltà è nel sol e la.
perché andiamo a suonare soltanto gli ottavi. Benissimo, il metodo è finito, quindi ti ringrazio se hai visto tutte le lezioni, spero di esserti stato utile in qualche modo. Vai a cercare sul mio sito, puoi scaricare se vuoi anche tutti gli audio di tutte le lezioni a tutte le velocità, quindi è molto graduale, verrai accompagnato passo passo per migliorare il suono del pollice, che nello slap è la parte comunque più difficile. A presto, ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo, andiamo a suonarci ancora l'esercizio. Io suono le prime due volte il primo giro, tu suoni il primo giro, rispondi con quello che ho suonato io, poi passiamo al secondo, terzo, quarto e quinto. Ok, suoniamo ancora insieme. Ciao, a presto. Yeah.